se torna fanciullo diventa puerile, ecco, ma se ripropone attraverso un'ottica più matura questa fanciullezza, questa cosa può diventare anche un briciolo di poesia. Allora, il bambino invece diventa del Toro quando il papà lo porta allo stadio e vede la curva del Toro rispetto alle altre. Noi, il nostro appeal è nel modo di fare il tifo, non è nella squadra. Ce l'abbiamo fatta, finalmente! Non potevo invecchiare così, non potevo invecchiare. Lui dall'Ucraina viene! Per tifare Toro! Per tifare Toro! Solo per il cuore! C'è solo il Toro! Solo il Toro, solo per il me. Toro! Bellissimo, guardi, noi si viene da Arezzo. Da Arezzo per vedere Arezzo, il Toro? Da Arezzo, come no? Oggi è stata una bella partita, un grande Toro, era tanto che non si vedeva così. Poi siamo venuti da distante noi. Sì, da dove venite? Ancona, Marche, guarda. Forza Toro! Buonasera, bentrovati, appuntamento al giovedì con tre punti, perché ieri sera è andato in scena il turno infrasettimanale che ci ha visto sconfitti all'Olimpico di Roma. Dunque in quattro giorni incontriamo le due romane. La prima volta in casa a Torino strappiamo un buon pareggio, una squadra disciplinata riesce nel finale con Zapata a recuperare la partita ad una Roma che non avrebbe meritato di vincere, e ieri sera invece il Torino perde e perde male contro la Lazio. Se perdere dà sempre fastidio e dispiace, personalmente perdere contro la Lazio mi dà fastidio e mi dispiace due volte. Proprio la squadra non mi va giù, e al pari dei Gobbi, della Juventus, sta per me sul podio della squadra più antipatica e non solo del campionato italiano. Ma bando ai personalismi. Ieri sera il Torino gioca un primo tempo che lascia ben sperare, un primo tempo giocato senza timori reverenziali e giocando una partita, diciamo così, di sostanza, una partita disciplinata, una partita in cui il Torino ha le occasioni per passare in vantaggio, almeno tre, diciamo due e mezze, e le spreca, una clamorosamente al 31esimo con un contropiede che meritava miglior sorte, tutte e tre capitate sui piedi di Zapata, ma il colombiano non ripete il gol e la realizzazione della domenica prima. Quindi, dicevo, un primo tempo che lascia ben sperare anche perché la Lazio ci capisce poco, nel senso che corre molto, ma corre senza costrutto, al punto che addirittura realizza il primo tiro nello specchio al 41esimo con Marusic. Quindi tutto un tempo in cui la Lazio non si rende pericolosa, e il Torino dà l'idea di avere le chiavi della partita in mano. Un Torino, tra l'altro, che Juric schiera con una formazione inedita, una formazione che sorprende, almeno personalmente mi ha lasciato assai sorpreso, e che non si dimostra la soluzione alla partita, ma comunque, come dicevo, nei primi 45 minuti sembra non demeritare. Nel secondo tempo poi avviene una metamorfosi, una di quelle metamorfosi che sono
tra l'inaspettato e l'inspiegabile. Il secondo tempo il Torino non soltanto gioca male, ma gioca malissimo, a mio modo di vedere. E ritornano i fantasmi di Milano, la partita che lo stesso Juric aveva qualificato di indecente. E indecente è anche il secondo tempo di Lazio-Torino. Un secondo tempo giocato con sufficienza. I primi minuti stiamo lì a cincischiare con il pallone nei piedi. Va bene che la Lazio alza un po' il baricentro e porta un pressing un po' più importante sui nostri difensori, ma non è uno di quei pressing ossessivi, asfissianti, una di quelle situazioni di gioco da cui non ci si raccapezza, tanto è la velocità e l'aggressività degli avversari. Invece noi sembriamo entrare in campo con una sufficienza, e se prima avevamo fatto, dicevamo, una partita di sostanza, invece sembra che adesso vogliamo fare una partita con un malcelato senso di superiorità o di appagatezza. Bisognerebbe sempre ricordarsi da dove si viene e chi si è prima di esercitare questo tipo di giocate o di sentimenti applicati alle giocate. Tant'è che al 56esimo prendiamo il più classico dei gol su un'azione manovrata, bella, della Lazio, ma sembra quasi che ce la siamo andati a cercare. Fino al 56esimo non soltanto non facciamo niente, ma come dicevo, quando abbiamo il pallone tra i piedi, quando riusciamo a così a smistare, a passare la metà campo, o ritorniamo indietro, o comunque cincischiamo, giochicchiamo con il pallone nei piedi, passaggini, ricerca del possesso, intensità zero, verticalizzazioni zero, ma soprattutto, come dicevo, mollezza e quasi, non dico disimpegno, ma sufficienza certamente. La Lazio ne approfitta, gioca la partita che deve giocare, va in vantaggio a quel punto meritatamente, perché il Torino non fa un bel niente per non meritare lo svantaggio, e poi amministra al punto che poi riesce addirittura a realizzare il secondo gol con Zaccagni, un secondo gol in cui la difesa viene tagliata come il burro, Zaccagni si infila in mezzo a tre e con un tocco di piatto la mette nell'angolo opposto dell'uscita di Vania, Milinkovic, Savic, e realizza il 2-0. Partita chiusa, partita finita. Ci sarebbe forse anche da così fare qualche accenno su quello che è successo alla fine ci sono almeno due episodi che meritano un commento. Il rosso che Radonjić non si becca e non gli viene combinato per un fallo che, a mio modo di vedere, meritava il rosso. L'avessero fatto ad un giocatore del Torino, mi sarebbe montato il più classico dei Flynn, come dicono in piemontese, un fallo inutile, stupido. Va bene che magari era sulla corsa e nella foga, ma un fallo evitabilissimo, il rosso ci stava tutto. E poi il rigore, prima concesso e poi negato, probabilmente giustamente, anche lì Fabbri ha arbitrato bene, ci ha caricato di gialli, ma ha arbitrato bene. E quindi non c'è stata nemmeno l'opportunità di realizzare il gol della bandiera, e vedi tu se magari con i 2-3 minuti che potevano rimanere si poteva fare o tentare il miracolo, abbastanza improbabile perché il secondo tempo, come ripeto, la squadra era irriconoscibile. Tra l'altro, se la formazione iniziale era alquanto così, almeno sorprendente, per certi aspetti improbabile, viste anche le dichiarazioni del nostro allenatore che a più riprese diceva che con due punte non si poteva giocare,
quello che la girandola delle sostituzioni ha messo in 11 in campo alla fine, al 96esimo, e ovviamente nell'ultimo quarto d'ora, a mio modo di vedere, incomprensibile. C'è chi mi ha detto che era un 4-4-2, a me sembrava un 3-5-2 abbastanza confuso. Con me, come non è, sono questioni di lana caprina, in questo caso quella dei moduli e degli schieramenti. Il Torino alla fine faceva non soltanto poco, ma lo faceva anche in modo confuso. Qualche nota sui singoli. Purtroppo Buongiorno è uscito, speriamo che non sia niente di grave. Lo ha sostituito Sazonov, che non ha demeritato più di tanto, così almeno quanto nel naufragio del secondo tempo non è stato sicuramente tra i peggiori. Tra i peggiori invece iscrivo quelli che, almeno sulla carta, peggiori non dovrebbero essere mai. Vlasic in testa, parte da titolare, parte dal primo minuto, ha una fiammata, un tiro al sesto minuto e poi più niente. Più niente nel vero senso della parola, non serve a niente un giocatore così. Un giocatore che non incide, non è mai nel cuore del gioco. Dalla tre quarti in su dovrebbe esprimersi, quantomeno dialogare con i compagni, latita per decine di minuti, e quando lo si vede è soltanto perché gioca in appoggio o di sponda. Non tira mai, zero assist, non porta via l'uomo. Cioè, veramente a questo punto è meglio non giocare con Vlasic. Teniamoci anche, se pure il Balzano, il cavallo pazzo, Radonjić, ma quantomeno Radonjić qualche accelerata ce la regala. Male, se Vlasic è molto male, male per me anche Ricci, un giocatore che forse a Roma era anche atteso dall'altra sponda, almeno per quantomeno per giudicarne, e io speravo che potesse anche generare un po' di invidia vedendolo ancora con la nostra casacca e non con la loro. Male anche Ricci, un giocato di raccordo, non si è fatto notare né per grandi lavori di copertura o di raccordo. Non è stato illuminante, certo ha fatto ordinaria amministrazione, ma anche lì io da Ricci mi aspetto molto di più, e non queste prestazioni opache o quantomeno di poca sostanza. Ha tentato anche un tiro nel primo tempo che forse anche lì meritava miglior sorte, perché è stato, la posizione era buona, se non ottima, l'esito è stato pessimo. Quindi ritorniamo con i piedi per terra. Lo sappiamo benissimo, io ormai sono anni che appena vedo gli entusiasmi che cominciano ad accendersi mi si nasce dentro quello spirito tra il piemontese e l'arcaico, in cui mi avverte subito che l'entusiasmo non è cibo per noi, non è pane per i nostri denti. Bisogna lavorare, bisogna effettivamente, come dice Juric, che la squadra sia sempre costantemente sul pezzo, sia sempre costantemente con un impegno, una voglia, una grinta, un'intensità che non abbiamo visto mercoledì sera, almeno per tutta la seconda frazione, perché se così non è, il risultato non arriva. Lunedì prossimo a Verona e sabato prossimo nel derby, speriamo che le cose cambino e il vento cambi, ma il vento cambia soltanto se noi siamo capaci di produrlo, questo vento, e di spingere le cose e gli avvenimenti e i fatti, e quindi anche gli esiti delle partite, dalla nostra parte. Dipende soltanto da noi. La speranza è quella di vedere un'altra squadra, la speranza è quella di vedere sia lunedì che sabato prossimo un risultato diverso anche nel gioco da quello che abbiamo visto ieri sera.
Ecco, ci siamo. Ci sentite da lì? In questo sfondo infinito siamo le ombre impressioniste. Eppure noi qui guidiamo macchine italiane, vino e sigarette abbiamo e amori tanti. Trasmettiamo da una casa d'Argentina. Dunque, comincia così la canzone di Ivano Fossati, Italiani d'Argentina. Una canzone, tra l'altro, che è diventata la nuova colonna sonora per i liguri nel mondo. Infatti la Consulta Generale per l'Emigrazione, un organismo che rappresenta i liguri all'estero e riunisce una rete di ben 45 associazioni in tutto il mondo, ha scelto il brano al posto del celeberrimo Ma se che penso. Dunque, dopo lo storico brano di Mario Capello, appunto Ma se che penso, il brano di Fossati, che fa parte dell'album di Scanto, secondo i liguri del mondo è quello che più di ogni altra canzone racconta lo stato d'animo di chi vive lontano. Dunque anch'io vivo lontano. Lontano dall'Italia, un po' ligure, un po' argentino, molto piemontese. Sento correre molto sovente la nostalgia nelle vene. A volte la nostalgia non ha un oggetto preciso, però per chi vive lontano si colora sempre di qualcosa che c'è di là, che c'è da qualche parte. Allora, senza indulgere in una nostalgia che sia troppo pelosa, rimanendo comunque nel tema che ci è caro, il toro, il torino, e tutto quello che questo rappresenta, faccio un piccolo tributo anch'io a quei giocatori albiceleste che hanno indossato la casacca granata del toro. Lo dedico ai miei cugini di Rosario, alla mia devozione per Bielsa, alla mia infanzia ligure e a tutti voi che avete il Torino nel cuore e vi abita la distanza atlantica, la memoria più vicina, e nessuna fotografia vi basterà. Dunque partiamo, ecco i Granata d'Argentina. Secondo le mie ricerche, i miei calcoli, sono 31 i giocatori argentini che hanno indossato la casacca del toro. Pochissime eccellenze, alcuni profili rilevanti e il resto mancia, diciamo così. La maggior parte ha coperto ruoli di centrocampo attacco, quindi dalla cintola in su. Pochi difensori, nessun portiere. Non è possibile quindi stilare, diciamo così, un 11 ideale, ma 11 sono comunque i profili che ho scelto, un po' per dovere, un po' per amore, un po' per tributo, un po' per passione, per illustrare questa eterna amistad tra noi, Peones Granata, e loro, i Peones Biancoceleste. Dunque 11 giocatori che hanno avuto impegno un pezzo del mio e credo anche del vostro cuore. Alcuni non li ho mai visti, non li abbiamo mai visti, ma soltanto letti, soltanto sentiti raccontare, e per questo forse amati con uno struggimento più sottile. Allora, cominciamo. Primo, Cristian Ansaldi, nato a Rosario il 20 settembre dell'86, 5 stagioni, 135 presenze, 10 reti. Di Ansaldi abbiamo già parlato nel mercoledì scorso, in occasione del Lunario Granata, anche perché era il suo compleanno e coincideva curiosamente con la data d'esordio
del giocatore in granata, un giocatore che, come ricordavamo, quando c'era ha avuto un grande peso, e quando non c'era, come adesso, sono giocatori di cui senti la mancanza. Numero 2, Nicolas Burdisso, nato a Altos de Chipion il 12 aprile dell'81, una stagione, 25 presenze, 0 gol. Voi vi chiederete, ma perché un giocatore con così poche presenze fa parte della lista degli 11 preferiti? Ma ve lo spiego subito. Burdisso non era un giocatore elegante, non era tecnico, ma quando arriva da noi, oltretutto, è al canto del cigno, veramente in fine carriera. Ma il carattere era ancora tutto là. La determinazione, l'esperienza al servizio del collettivo, e a me piacque così, e mi piacque così tanto che mi piace ancora adesso e mi fa piacere ricordarlo, anche se adesso lavora per un'altra squadra, lavora per la Viola con compiti dirigenziali. Numero 3, Luciano Zavagno, anche lui rosarino, 6 agosto del 77, la sua data di nascita, 2 stagioni, 24 presenze, 0 gol. Anche lui, come Burdisso, poche presenze, 0 gol. Voi mi direte, ma dove vai a pescarli? Perché Zavagno i piedi li aveva educati, la faccia giusta del pampero, qualcuno che ha girato il mondo, che girando il mondo in Italia ha giocato prevalentemente in Serie B, in Serie B c'è stato anche con noi, mostrando sempre un ottimo piede sinistro e quella faccia un po' così che mi è sempre piaciuta. Tra l'altro ne ammiravo e mi compiacevo dell'aspetto tecnico e umano. Oggi, se non sbaglio, fa l'osservatore, forse qualche anno fa ebbe anche qualche contatto con il Torino, ma niente di che. Numero 4, questo invece è uno che ha fatto il suo. Patricio Hernandez, detto Pato, nato a San Nicolás, anche lui di agosto, 16 agosto del 56, 2 stagioni, 79 presenze e 21 gol. Pato in 2 stagioni al Toro di gol ne ha fatti, come abbiamo visto, non pochi, ben 21. Giocava con i calzettoni abbassati, un po' come il flaco Sivori, nel Toro di Bersellini. Hernandez era stato la riserva di Maradona al Mundial dell'82 e questo fatto fu ampiamente strombazzato, tanto che più di un tifoso granata si aspettava miracoli da Hernandez. Ovviamente Pato non era Diego, miracoli non ne faceva, ma era soltanto, e che soltanto, un'ottima mezzala con il vizio del gol. Qualcuno che comunque ha rallegrato non poche domeniche di tutti noi. Numero 5, Carlos Ariel Marinelli, nato a Buenos Aires il 14 marzo dell'82. 3 stagioni, 19 presenze, 1 gol. Carlos, ma anche Ariel, come uno dei personaggi della commedia La Tempesta di William Shakespeare, lo spirito dell'aria, che come spirito dell'aria da noi è venuto e nell'aria è svanito. Confesso che questa nota avrei dovuta farla scrivere da Francesco Bugnone, che è un innamorato pazzo di Marinelli, stregato come molti, penso, da quello che prometteva, da quello che trasmetteva, diciamo così, per Sineddo, che è un po' la parte per il tutto, perché il poco che ha fatto vedere, o il poco che ha lasciato intuire, sembrava che dovesse diventare un molto. I numeri li aveva, non c'è che dire, anche il physique du rôle, ma Marinelli è stata sinceramente una delusione. Ma come tutte le delusioni d'amore, porta con sé uno strascico di nostalgia che non se ne va. Ah, innamorati pazzi, come difficilmente ci disinnamoriamo.
Numero 6, Carlos Volante, nato a Lanús l'11 novembre del 1905, una stagione, 16 presenze, 0 gol. Questo è il classico giocatore che è più famoso per quello che il suo nome ha poi rappresentato in seguito, che non appunto per l'onomastica sua riferita alla persona in sé. Come molti suoi connazionali, anche Volante lascia l'Argentina per tentare la fortuna nel calcio italiano, firma con il Napoli, poi passa al Livorno dove si laurea, cioè vince il campionato di Serie B, e successivamente passa un anno al prestigioso Torino. Non è che lasci il segno lo lascia, come dicevamo, e lo annoveriamo nel nostro 11 da ricordare per la questione onomastica. Infatti, dopo il Mondiale del 38, in cui addirittura aveva fatto il massaggiatore per il Brasile, tra l'altro Volante forse è più ricordato per il suo ruolo da allenatore che da giocatore, comunque in Brasile nel Mondiale del 38 aveva fatto il massaggiatore addirittura. Comunque il 38 fugge dall'imminente guerra, il 38 si era giocato in Europa il campionato del mondo, Volante torna in Sud America e firma per il Flamengo, la squadra di Junior. Beh, ovviamente forse non era nemmeno nato Junior a quel tempo. Comunque Volante vince per 3 volte il campionato di Rio e diventa una figura estremamente popolare in un paese dove ovviamente il calcio è sovrano. La sua onnipresenza a centrocampo gli è valsa quindi un posto addirittura nella cultura popolare. Infatti l'espressione giocare a Volante si riferisce al ruolo di centrocampista difensivo in Brasile, e il nome Volante è diventato sinonimo di un ruolo di centrocampo nel resto di Sud America e poi nel mondo. In effetti, quando voi andate a vedere le schede, molte schede di giocatori anche attualmente, alla definizione del ruolo non c'è scritto centrocampista ma c'è scritto volante. Numero 7, Néstor Combin, argentino di nascita, poi francese d'adozione, nato a Las Rosas il 29 dicembre del 40, 3 stagioni, 106 presenze e 31 gol. Combin, a cui abbiamo dedicato un punto nell'edizione di 3 punti della stagione scorsa, è l'uomo della tripletta nel derby successivo alla scomparsa del suo amico Gigi Meroni. Combin che, ricordandolo anche per un aspetto meno tragico, secondo il colorito racconto che ne ha fatto Aldo Agroppi nel libro Non so parlare sottovoce, una vita in contropiede, soffriva, secondo Agroppi, di flatulenza putrens, e l'unico a poterne sopportare russate e bombardamenti sotto coperta pare fosse il malcapitato Franco Sattolo, istriano, che condivideva le stanze con Combin. Quindi Néstor, 106 presenze, 31 gol, l'abbiamo ricordato, come dicevo, un giocatore che magari sarebbe bello riintervistare e chiedergli del suo periodo italiano e soprattutto del suo periodo al Torino in un momento assai sensibile. Numero 8, qui siamo all'eccellenza, una delle poche eccellenze di questi italiani, questi argentini, granata d'Argentina. Giulio Libonati, rosarino anche lui, nato il 5 luglio del 1901, 9 stagioni, 239 presenze, 150 reti. Giù il cappello davanti a Libonati, secondo miglior marcatore di tutti i tempi dietro al supereroe, vincitore della classifica cannonieri nella stagione 27-28 con 35 reti. Qualcuno che lo conosceva molto bene da vicino lo descrive mobile, imprevedibile, costantemente pericoloso. Fu il primo calciatore sudamericano a trasferirsi in Europa, aprendo la strada a una migrazione che dura ancora oggi. Libonati era nato a Rosario di Santa Fe da genitori italiani. Quanti italiani si sono spostati di là
alcuni sono venuti anche di qua, come mio nonno. Quindi Rosario di Santa Fe, figlio di genitori italiani, diventa calciatore nelle file del Newell's. Piccolo di statura, non c'erano molti giganti un tempo, anche per una questione proprio così antropologica, no? Così cara a Gianni Brera, che su questo fatto che gli italiani fossero corti, tra cagnotti e possenti e quindi dovessero sviluppare un certo tipo di gioco, ha costruito tutta la sua teoria sul gioco più bello del mondo, gioco italiota, italiano, più bello del mondo da esportare e soprattutto da renderlo vincente. Quindi piccolo di statura ma solido nel tronco e quindi forte anche nei contrasti, molto rapido nello smistamento del pallone, altruista sia sul campo sia nella vita, si legge nella sua biografia, ha segnato caterve di gol, ne ha segnati veramente tanti, sia con il Torino che nella nazionale azzurra. Tra l'altro con gli azzurri ha una media strepitosa, perché in 17 partite ha segnato 15 gol, quindi dicevamo giù il cappello. Numero 9, Marcos Locatelli, nato a Mar del Plata il 21 dicembre del 39, 3 stagioni, 61 presenze, 20 gol. Al Torino arriva proveniente dall'Independiente, dove gioca 2 stagioni e realizza 13 gol in 42 partite giocate in Serie A. Poi passa al Genoa. Infatti al Genoa se lo portò dietro l'allenatore che era stato anche del Torino e giocatore che ricorderemo più tardi in questa stessa lista, Beniamino Santos. Infatti quando arriva al Genoa chiede al presidente Berrino di comprargli Locatelli. Locatelli, Chico come lo chiamavano amorevolmente i tifosi, arriva in rossoblù e lascia veramente il segno, è molto amato, uno dei giocatori più amati dalla tifoseria genoana, 102 presenze, 25 gol, tra l'altro segnava moltissimi gol su punizione che era la sua specialità, è molto amato dai genoani, ma anche perché lui amò molto Genoa, infatti sì, è rimasto a Genoa per il resto della sua vita, ha aperto un garage dopo che ha smesso di giocare. Una volta con quello che guadagnavano si guadagnavano un buon stipendio, ma niente di più, non si arricchivano, quindi diventa garagista, ha 2 figli in Italia, pare Daniele e Viviana, i nomi, un maschio e una femmina, e poi scompare prematuramente, oggi riposa nella sua Mar del Plata, splendida località argentina. Chico era veramente un ottimo elemento, ma lo ricordiamo qui non tanto per qualche eccellenza appunto pedatoria in maglia granata, ma perché in qualche modo è un giocatore storico da ricordare negli annali della nostra storia. Quindi il mercoledì 19 giugno del 1963 si gioca la semifinale di ritorno della Mitropa Cup. Tutti sugli spalti, 10.000, e fuori sanno che Torino va a Budapest, è l'ultima partita che si giocherà al Philadelphia. L'andata in Ungheria, la semifinale l'abbiamo persa 5-1, quindi la qualificazione per la finale è pressoché impossibile, ma c'è da onorare l'impegno ovviamente e soprattutto c'è da onorare il Fila. E qui viene la punta, la questione, il punto storico che lega Locatelli al Fila, agli annali del Torino e al nostro cuore. Infatti il Torino vince per 2-1 e il secondo gol, l'ultimo che è stato segnato sul campo del Philadelphia, porta la firma di Chico Locatelli. L'ultimo pallone a valere un boato del Philadelphia è tutto suo. Numero 10. Per me il giocatore più forte, il giocatore argentino,
ci siamo ovviamente, più forte che abbiamo visto vestire la nostra maglia negli ultimi anni, e parlo di Maxi Lopez di Buenos Aires. 3 stagioni, 70 presenze, 20 reti. Maxi Lopez era un campione, penso di non essere il solo a pensarlo, nel bene e per certi aspetti anche nel male. Cioè, un campione anche un po' così, non dico a rovinarsi la carriera, ma a non avere quel comportamento, quella tenuta anche psichica, diciamo così, e psicologica, caratteriale, che gli permettesse di accedere veramente all'Olimpo. Comunque un giocatore che ha fatto un'ottima carriera e ottime cose da noi, cioè era capace di giocate straordinarie e allo stesso tempo di straordinarie amnesie, però noi ne abbiamo potuto ammirare qualcuna di queste giocate straordinarie. Tra l'altro ha lasciato dei ricordi indelebili, soprattutto in quelli che sono i ricordi più significativi di della nostra storia recente, tipo, non so, la doppia sfida contro l'Atletico Bilbao, il match di andata all'Olimpico di Torino, allora si chiamava Olimpico, firma la doppietta, e poi al ritorno, la settimana successiva, al San Mamés, al 47esimo del primo tempo, permette al Torino di centrare una storica qualificazione, poi ovviamente finalizzata dal gol di Darmian, per farci accedere agli ottavi di finale di una competizione europea, massimo risultato degli ultimi 30 anni in campo internazionale. Gioiamo del poco che abbiamo, ma gioiamone. Tra l'altro ha giocato con il Milan, ha giocato con il Barcellona, ha giocato anche a Catania, quando Catania era una piazza che non era così riprovevole o così di basso livello come è attualmente. E poi non ha avuto così anche paura di disputare un'ultima stagione a 37 anni con la San Benedettese. Nato a Buenos Aires, come dicevamo, si è fatto le ossa nel River. Veramente un grande giocatore che vale la pena di ricordare con piacere e non soltanto con affetto. Undicesimo della lista e ultimo, il Beniamino Santos, di cui parlavamo sopra, nato a Cafferata nel 1924. Quindi, se ci siamo levati il cappello davanti a Libonati, dobbiamo fare lo stesso, faccio lo stesso davanti a Beniamino Santos, giocatore e allenatore del Torino, grande esperto, ombre vertical, come dicono da quelle parti, che ha portato i suoi servigi alla causa granata con amore e dedizione. Da giocatore gioca soltanto 2 stagioni post Superga, 65 presenze e 41 gol, mica poco, Esordisce nella sconfitta subita da parte del Reims nella finale del terzo e quarto posto della Coppa Latina, una specie di Coppa dei Campioni ante litteram. Il Torino, colpito un mese prima dalla tragedia di Superga, partecipa comunque alla competizione con una squadra mista di giovanili e primi acquisti del calciomercato, vedendo ovviamente irrimediabilmente compromesse le possibilità di successo. Però giochiamo la finalina cosiddetta, quella del terzo e quarto posto, al campo della Scortes di Barcellona, che non esiste più. Perdiamo 5-3 con, riportano le cronache, cito, un caldo torrido, frequenti le interruzioni da parte dei giocatori per dissetarsi o cospargersi il capo di acqua, stadio semideserto con i settori esposti al sole, tutti completamente deserti. Fine citazione. Si vede che la questione climatica cominciava ad avere qualche punta di disagio già allora. Comunque, da giocatore queste 2 stagioni con dei numeri non indifferenti, da allenatore è stato sulla panchina per 3 stagioni, la prima stagione o la seconda dopo
che siamo ritornati in Serie A con quella retrocessione nel 1959 così vergognosa, ma subito poi rimediata. Quindi dalla stagione 60-61 alla stagione 62-63, in cui poi fu esonerato, contribuisce comunque a gettare il seme di quello che diventerà uno dei migliori vivai italiani già allora, nei primi anni 60, grazie a figure come Beniamino Santos. Il vivaio dei Granata era un vivaio così rinomato e importante. Vi faccio soltanto così una piccola lista di nomi svezzati, diciamo così, da Santos: Vieri, Ferrini, Rosato, Cella, Crippa, Danova, il Danova primo. Poi dopo un paio di stagioni passa al Genoa, l'abbiamo visto, si porta dietro Locatelli, gli viene affidato il compito di rinnovare la squadra e lì ha una felice intuizione, scova e fa debuttare Gigi Meroni, quel Gigi Meroni che rimane un pezzo del nostro cuore e che poi verrà a fare le sue fortune e le nostre fortune, le fortune del calcio in generale, al Comunale insieme a Nereo Rocco. Purtroppo Santos e Meroni sono accomunati anche da un altro fatto tragico, ovviamente, la sorte che ne stronca di entrambi le giovani vite. Meroni, conosciamo tutti i fatti, Santos muore poco più che quarantenne in un incidente d'auto nei pressi di La Coruna, dove era in vacanza con la moglie e le figlie. Quindi l'undicesimo è un'altra volta un tributo importante a qualcuno che ha fatto la storia del Torino. Spero che questa carrellata vi sia piaciuta. Se pensate che abbia dimenticato qualcuno o non abbia dato il giusto tributo a qualcuno, scrivetemelo nei commenti. Sempre contento e felice di condividere con voi questi aspetti e queste opinioni. C'è gente come Federico Roccio, che è famoso per essere il cacciatore di stadi. Questo signore ne ha visitati un sacco, per la precisione 687 in 47 paesi. C'è gente che allo stadio non va per fare un dispetto a Cairo. C'è gente che allo stadio invece ci va per non fare un dispetto al proprio amore per il Torino. C'è gente, come me, che gli stadi li legge come fossero mappe, carte per trovare una direzione e verificare la persistenza di un tributo o di un sentimento. Ad esempio, ogni volta che leggo, sento o parlo del Monumental, lo stadio dei nostri gemelli del River a Buenos Aires, lo stadio tra l'altro dove si svolse la finale del Mondiale del 78 tra Olanda e Argentina, ecco, io non posso non pensare che insieme alla finale e prima anche delle partite che si giocavano in quello stadio in quell'anno, non posso non pensare che a due passi c'era la ESMA, la Escuela Meccanica dell'Armada, che era un centro di detenzione e tortura del regime militare di Argentina, forse uno dei luoghi più oscuri, un luogo di disperazione e di morte che trova il paragone soltanto in un girone infernale. Ecco, io non riesco a non pensarci, tutte le volte mi si rompe qualcosa dentro, ma tant'è. Nella storia del Torino, il quarto di nobiltà ovviamente è rappresentato dal Grande Torino. Cosicché, pensando e leggendo di stadi, mi sono chiesto, ma quanti sono? E quali sono gli stadi dedicati agli invincibili? Che tributo urbanistico e architettonico e sportivo è stato dato a quella che è la squadra che ha fatto sognare
il più gran numero di italiani e continua ancora oggi a essere un simbolo rappresentativo di quello che fu l'Italia del dopoguerra, la voglia di riscatto, il sentimento di partecipazione, la solidarietà nazionale, qualcosa di bello che veniva dopo anni di brutto, insieme a Coppi, probabilmente il simbolo dell'Italia che rinasce. E quindi ancora oggi ha il suo peso, il suo valore. Mi dicevo quindi, ma quali sono e quanti sono gli stadi dedicati agli invincibili? Dunque, ne parliamo questa sera con qualche, purtroppo, spiacevole sorpresa ad attenderci. Non farò tante parole. Ho preparato un contenuto video con anche un piccolo contributo sonoro da parte mia, che spero non vi dispiaccia, siate clementi. Comunque ho preparato un contenuto video montato secondo l'ordine della formazione che negli stadi stupiva il mondo e stordiva gli avversari, aggiungendo anche un paio di cosiddette, averle oggi, cosiddette riserve. Quindi, buona visione, spero che questo contributo, questo clip, vi piaccia. Contento di condividere con voi ancora una volta questo aspetto e alla prossima. Wish you were here, me oh my countryman, wish you were here. I wish you were here, don't you know the snow is getting colder, and I miss you like hell, and I'm feeling blue. I miss you like hell, and I'm feeling blue. I've got feelings for you. Do you still feel the same from the first time I laid my eyes on you? I felt joy of living, I saw heaven in your eyes, in your eyes. Wish you were here, me oh my countryman, wish you were here. I wish you were here, don't you know? Getting colder, and I miss you like hell, and I'm feeling blue. I miss your love, I miss your smile, I miss your everything about you. Every second's like a minute, every minute's like a day when you're far away. I feel of love and fear, and I wish you were here. I've got feelings for you from the first time I laid my eyes on you. Wish you were here, you know my.
like hell, and I feel